Certo, io sono convinto non di fare la militanza politica rozza, per quella non serve a niente, non serve letteralmente a nulla, crea degli imbecilli e basta. Noi abbiamo però bisogno di prendere coscienza anche politicamente. E io credo che questo testo, appunto perché focalizzato sulla nozione di plusvalore, ci serva molto da questo punto di vista. Quindi in realtà ci consente di riprendere il lavoro fatto, di vederlo, come dire, in situazione, applicato. Dobbiamo allora, come dire, riscoprirne le tracce, ma in un'applicazione che già ci mette nella condizione di affrontare, non da beceri militanti, ma da persone che pensano, i fatti politici. Io sono convinto... E io ho una grande esitazione, sono tre i testi che mi fanno esitare molto: la fenomenologia di Hegel, la logica di Hegel e il capitale di Marx. Devo dire che io sono anche un pochino spaventato ogni volta che qualcuno, fate conto, parlando, dice nella fenomenologia Hegel dice che, io sento sudore freddo, quanto è difficile quel testo. Quanto è complicato stabilire che dice. Per esempio è ancora viva la discussione, la fenomenologia è un testo diverso dalla logica di Hegel, o la logica di Hegel è in continuità con la fenomenologia? È un punto decisivo, c'è una letteratura enorme. Il fatto che sia difficile non significa che non bisogna leggerlo, no, bisogna leggerlo, però bisogna leggerlo bene, con la consapevolezza che è un libro difficile. Cioè, senza tranciare giudizi, e la logica è la stessa cosa, il capitale di Marx. Beh, ma noi lo sappiamo, Marx non l'ha mai scritto, il capitale. Ha raccolto migliaia e migliaia di pagine, di cui noi conosciamo una parte, perché una parte non è stata neanche tradotta. Sarebbe seriamente interessante analizzare a fondo questo grande materiale che, secondo alcuni, per esempio, consentirebbe addirittura di, come dire, di pubblicare i tre libri del Capitale in una maniera diversa, con una sistemazione diversa rispetto a quello che Engels, Kautsky e Bernstein gli hanno dato. E allora non imbrogliamo. Mettiamoci in condizione di affrontare con serietà questo grande patrimonio ancora disordinato. Io sono d'accordissimo di arrivare a fare queste cose, però ci vorrei arrivare coi fondamentali. Coi fondamentali, no? E d'altra parte anche questo, il teorema del plusvalore, è una parte di questo lavoro che Marx ha steso per poter arrivare a scrivere il Capitale. Però qui c'è una fortuna, che è tutto materiale abbozzato, ma su un tema, questo è il vantaggio. Puoi fare una selezione. Ovviamente è tutta un'opera aperta, bello, questo ci interessa molto, il fatto che sia un'opera aperta. E sono d'accordo con Francesco, noi dobbiamo ritirare fuori tutto il lavoro che abbiamo fatto da questo testo, perché sennò che l'abbiamo fatta fare, l'abbiamo fatto invece proprio perché sappiamo che Marx non si capisce se non lo si mette dentro una grande tradizione di pensiero. Per questo siamo sempre stati contro i manuali e i libretti rossi. Per quello era il stravolgimento di Marx. Ma c'era Renato, buon arrivo. Sì. Io sono sostanzialmente d'accordo con entrambe le posizioni espresse, quindi in qualche modo se proporrei una sorta di mediazione che secondo me è possibile, auspicabile, nel senso che il discorso sulle teorie sul valore sembra un'ottima idea, un'ottima proposta, anche come preparazione al capitale. Qui però mi richiamerei alla cosa che dice lui e proporrei di proseguirlo con la massima collaborazione di perché parla. Forse non tanto nel senso di un confronto, perché mi sembra, cioè il confronto che abbiamo avuto mi è sembrato sostanzialmente sterile, proprio per quella impostazione economicista che Stefano giustamente criticava.
io lo vedo maggiormente con un supporto tecnico, cioè voglio dire che Stefano è molto bravo dal punto di vista filosofico, non è un economista, questo testo si occupa anche di economia e noi potremmo avere bisogno in determinati momenti che qualcuno che si occupa specificamente di questa disciplina, ed è un grandissimo economista. E poi secondo me avremo bisogno anche di una persona come Jacquet che è in grado in qualche modo di far emergere anche l'attualità immediata del testo, inserirlo nella problematica delle crisi attuali, come questo è stato già fatto. Quindi magari appunto più che un confronto io spiegherei di invitarli. Ti posso dire che Jacquet già è stato consultato, già è d'accordo, Jacquet sarà presente a questa iniziativa, l'iniziativa di la mia teoria. Sicuro. E speriamo anche di poter allargare per esempio ad altri storici storici io mi chiamerei quello che diceva lui e qui sta il senso della mediazione, cioè fino adesso noi ci siamo mossi su un giovedì una cosa, un giovedì un'altra, secondo me proprio per mantenere quella continuità. Quindi rilevo pure le cose che ha detto Stefano all'inizio, perché appunto si è data